Au, che te va a magnà? Joshua ha detto anche il brasiliano, bentornato. Sempre il brasiliano, sì, dei Trastevere, lo sanno tutti. Allora, caro mio, l'altro giorno stavo a Santa Marinella, ecco. Io ho casa a Santa Marinella, e siamo andati a mangiare in un ristorante sull'Aurelia, i Sardi, li chiamo io, in realtà si chiamano Tavola Azzurra. Ci vai spesso te? Spesso no, però ci sono andato. Io ci vado spesso, ci mangio molto bene, sono un po' matti, come me, sono amici miei, lo chef è amico mio, il cameriere è amico mio, io quando ci vado mangio bene, e l'altra volta, ordinando, ho detto pure, sai che c'è spigola o romba, ma metti in mezzo pure un bello spaghetto con la bottarga. Ecco. E mi ha portato uno spaghetto con la bottarga spettacolare, che però era rosso, era col pomodoro. È una cosa che in realtà non si fa di solito con la bottarga, no? Ma loro sono sardi e l'hanno fatto, quindi oggi anche io farò uno spaghetto alla bottarga con pomodorini gialli e rossi. Così è un po' romano, un po' romanista, anzi, è un po' sardo. Vediamo gli ingredienti e iniziamo. Datterini colorati, bottarga, peperoncino, alici, limone, sale, olio, aglio, prezzemolo e poi la pasta. La faccio rivedere perché sono amici miei. Fabriano, ottima pasta, spaghetto alla chitarra. Iniziamo subito? Allora, non gliel'ho chiesta la ricetta della torta, anche perché non so se m'avrebbe data, ma era abbastanza semplice. Era uno spaghetto al pomodoro, il limone non c'era, ma io ce lo metto. C'era il prezzemolo, qualche erbetta, leggermente piccantino, è speciale. Lo sai, ti dico? Inizio dalla pasta perché tanto è veloce, giusto, Gio? Vai. Questa me la mangio proprio di cuore. Sai che... Lo sai, ma la mangio decore io questa? La mangi? Decore proprio. Josh ha deciso che oggi mi lascia solo. Oggi... Non mangia tanto oggi, ha detto. Oggi va così. Poi, fuoco. Olietto. E mettiamo, di solito lo trito, ma oggi voglio mettere due spicchietti che li faccio proprio dorare bene. E poi leviamo. Se l'aglio c'è un pezzetto così, un po' malandato, basta toglierlo. Così. E poi ci andiamo a tagliare questi pomodorini, li ho trovati oggi al mercato, arancioni, gialli, rossi, oh, è estate, se potremo divertirci, giusto Gio? Però deve essere uno spaghetto sporcato, non deve essere troppo rosso, capito Gio? Deve essere il sugo. Deve essere il sugo, deve essere proprio sporcatino, anche il pomodoro non va cotto molto. Ecco, io ti direi basta, eh? Sì. Olè. Guardali qua. Non metto subito il peperoncino perché non voglio che si bruci, però lo taglio. Questo è molto piccante, quindi quattro pezzetti così vanno benissimo, anche molto profumato. Ci mettiamo due alicette perché a noi l'alicetta ci piace, giusto? Sapore profondo di mare come al solito, diciamo sempre questa cosina qua. Eccolo, vedi l'aglio com'è bello? Guarda, eccolo, vedi come lo vogliamo? Come Dora. Come Dora, l'esploratrice. Lei. A me mi dispiace per chi non mangia l'aglio, lo sai? Ma perché? Per scelta o per... Mi dispiace perché... perché è difficile. È tosta così. Eccolo. Eccolo qua. Senti come deve scoppettare. Quando è schioppettato... Gambetti di prezzemolo. Peperoncino. Alicette un paio. Josh, allontanati. Già questa è una pasta. Già questa è una signora pasta proprio. Fiamma media, pizzico proprio minuscolo di sale perché ci sono già le alici e mettiamo pure la bottarga. E li facciamo così appassire, non si deve creare un sugo. Profumo incredibile, eh? Incredibile. Allora, ci ritiriamo un po' di prezzemolo. A me invece piace il prezzemolo con lo spaghetto alla bottarga. Mi ci piace pure il basilico. Un paio di foglie proprio, ce le possiamo mettere se vuoi, Joshua. Troppo grosso sto coltello, vedi quanto è ciotto? Questo è tipo per spaccare ossa. Bene. Di pesci. Dove sta altro? Quello me lo fa Fedel Knife, mio amico Fedel Knife. Quest'altro l'ho preso riciclato dal mare, dall'acciaio che trovano nei mari, ci fanno i coltelli. Me l'hanno dato a Venturina Terme, in Toscana. Ho fatto un evento l'anno scorso. Allora, acqua, ne metto un goccetta, ma del rubinetto. Non ci metto acqua di cottura perché è troppo salata. Così. Vedi il sughino che si è creato? Però delicato. A sporcare. A sporcare, bravissimo. Poi parliamo di bottarga.
Bottarga di Mugine è la mia preferita, la preferisco anche quella di tonno, perché quella di tonno è bella forte. Mi piace anche che la bottarga sia abbastanza morbida, non sia quelle bottarghe dure, secche, secche, da mangiare così. Per la pasta è meglio una secca, però io comunque ne preferisco una abbastanza morbida, nella via di mezzo, tra quella che mi piace mangiarmi così, con il crostino al burro, e quella che metterei per una pasta, ok? Così, che si taglia, non lascia aloni. Il bagnato però è comunque mastichevole, ok, non troppo, che né che si scioglie né che è troppo dura. Quindi ne va a fare un po' scaglie che mettiamo sopra e un po' la grattiamo. Ok, e questa la grattiamo. Se prendiamo una bottarga troppo morbida, che ripeto mi piace ancora di più a me, però rischiamo che non la riusciamo a grattare, che si ammalloppa tutta. Invece una via di mezzo, vedi, così. E non fate i braccini corti, eh. Già che l'avete comprata, mettetecela. Pensate che era cibo per i poveri questo una volta, oh. Follia comunque. Cambiano i tempi. Pensa quanta ce n'era. Quanta ne facevano. Non è che quanta ne facevano, è più che altro che non... La gente ricca si mangiava il pesce, ma le uova all'interiore venivano buttate, no? Con un po' la coda la vaccinara. La coda adesso, se ci pensi, è buona, è una cosa... Va a mangiare al ristorante, costa un sacco di soldi. Prima era un elemento di scarti, ma ce l'hai, la buttavo in un angolo, piava pure un po' il sapore da acetico, no? I poveri poi passavano lì, andavano a piare sta coda che c'era pure il sapore forte e non la vendevano perché c'era tutto l'osso in mezzo, no? Quindi una cosa barosicchiata, mangiata con le mani, non era una cosa da nobili. E quindi i poveri la prendevano, la cuocevano, e per togliere questo sapore forte che facevano ci mettevano il cioccolato o il cacao. Il cacao ci mettevano perché il cioccolato era troppo da ricchi pure. Quindi tutt'oggi nella coda ci si mette un cubetto di cioccolato o il cacao. Allora andiamo a togliere i gambetti di prezzemolo, l'aglio. Ecco qua. Non vi sto di niente di strano oggi, non vi sto a far vedere niente di particolare, vi sto a far vedere uno spaghetto buono che voi potete fare. Adesso, a parte potete fare tutto l'anno, magari con un pomodorino pelato buono, invece che i pomodori freschi, però fate un piatto di pasta e vi fate veloce, magari adesso d'estate, così tornate a casa, vi comprate una bella bottarga, i pomodorini che ci avete in frigo, tutta sta roba poi ce l'avete in frigo, no? Allora, spaghetto bello al dente, lo scoliamo. Lo andiamo a mantecare qua, l'ultimo minutino, con l'acqua di cottura. Adesso, non l'ho messa prima perché sarebbe stata troppo salata, adesso ho assaggiato il sughetto, ho assaggiato la pasta, so che mi posso regolare col sale, ci metto una mezz'ora d'acqua di cottura. Se l'avessi messa pure prima probabilmente adesso sarebbe troppo salato questo intingolo. Eccola qua, guarda che cremina pazzesca. Mamma mia. Che cremina pazzesca, adesso mi spegni il fuoco. La bottarga tira ragazzi, quindi forse ci servirà un altro goccetto d'acqua. La metto quasi tutta questa. Lascio un pochino da mettere sopra così. Guarda che roba, guarda che roba. Poi prezzemolo dentro così e grattugiata di limone, sapete a me piace, ma proprio due colpetti così, che dà un'idea di freschezza, capito? Mamma che capolavoro. Spadelliamo un attimo di sotto? Andiamo, va. Applaude sta pasta. Olè. Impiattiamo. Guarda la cremina, tiè. Olè. E poi sopra mi ci metti l'altra che è rimasta. A tempestare. E un po' a scaglie. Assaggio. Senti il rumorino che fa. Oh. Caro mio, buona vera, cremosissima, saporita, fresca, tutto c'ha. Spaghetto perfetto che ti fai dopo il mare. Ragazzi, commentate, mettete mi piace, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e poi fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.